rivista ai nostri invitati e alle persone che oggi sono qui per discutere con noi dei temi della sanità. Noi come Partito Democratico del Municipio VIII siamo impegnati in una costruzione del programma di governo della prossima amministrazione, dell'ambizione e della speranza di doverlo poi interpretare come forza di governo, con un processo che abbiamo voluto, molto partecipato, il fatto di ascolto delle persone e di ascolto di quelle realtà organizzate, associative, che sono tema per tema impegnate come società civile dentro la definizione delle politiche che noi dovremo adottare. Per fare questo appunto abbiamo inaugurato una serie di appuntamenti, alcuni se ne sono già svolti sul sociale, sulla scuola, sui trasporti, sulla sicurezza, altri si svolgeranno su altre tematiche come il sociale e oggi appunto sulla questione delle politiche della sanità. Noi ci approcciamo a questi appuntamenti con un atteggiamento di ascolto, non ci presentiamo pertanto con un'elaborazione compiuta, ma anzi mettiamo le nostre opinioni, che saranno oggi specificate da chi interverrà dopo di me, in una condizione insomma di confronto con le realtà che operano nei settori, per fare in maniera di avere un confronto, diciamo, nella fase di costruzione del programma e non un confronto a posteriori su un'elaborazione che sia soltanto di partito. Oggi noi abbiamo qui, e io vi saluto e vi ringrazio di essere presenti, Augusto Battaglia, che è stato assessore alla sanità della Regione Lazio, il capogruppo alla Regione Lazio del Partito Democratico Serino Montino, membro dell'esecutivo regionale Lucia Migliaccio, sono in platea Doriana Mastropietro, la presidente del partito, Dario Nanni, il nostro consigliere comunale, consigliere cremonesi e contartesi. Io darò tra poco la parola a Scorzoni per aprire gli interventi di questa conferenza. Voglio però fare prima due precisazioni. Innanzitutto, invitandovi tutti, per i giorni che viviamo so che non dover dare spiegazioni ulteriori, a contribuire anche nella forma che si possa, per quanto ciascuno di noi possa, alla raccolta che il Partito Democratico sta svolgendo oggi giù in fondo alla sala, trovate un bussolotto, per le popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna, a cui va il nostro saluto, il nostro pensiero e anche il nostro impegno fattivo. Tutto ciò che voi vorrete donare sarà poi versato nei prossimi giorni a un conto corrente bancario che sarà attivato dal Partito Democratico dell'Emilia Romagna per contribuire agli aiuti. Io vorrei, se fosse possibile, aprire questa conferenza dando la parola al professor Bollero, perché ci ha spiegato che quindi dopo Scorzoni io chiederei al professore, che visto che deve andare via per un impegno istituzionale, dopo Fabrizio di intervenire direttamente. C'è l'altro? C'è l'altro? Allora, intanto saluto tutti, grazie.